Come in ogni partita di Serie A che si rispetti, anche in questa è successo di tutto e di più. Ciao, bella a tutti da Medicis Gabon. Ultimi 3 minuti di Inter-Parma, scusatemi, ed è stata una partita veramente incredibile. Inter che aveva l'opportunità di approfittare del pareggio della Juventus di questo pomeriggio e attualmente non ci sta riuscendo, perché si è trovata davanti un Parma veramente spisellante. Una cosa di quelle assurde, ma soprattutto un ex infervorato che voleva far vedere tutta la sua bravura e ci è riuscito, tant'è che ha fatto un gol e un assist. Ma vorrei sottolineare l'atteggiamento dei tifosi dell'Inter che, quando è stato richiamato dal proprio allenatore perché voleva sostituirlo, gli hanno fatto l'applauso, ragazzi. Questo si chiama rispetto, questa si chiama sportività. Non mi ricordo se ho salutato, ma penso di sì. Tanto ogni volta che mi scordo ho salutato sempre. E fu così che la prima volta che non... E 94esimo e 30, 7 minuti di recupero, quindi manca ancora un pochino. Parma che va in contropiede. Voglio analizzare brevemente primo e secondo tempo. Già non me lo ricordo più, per fortuna che me la so vista. Allora, andiamo rapidamente perché... Indovinate un po' con chi passa in vantaggio l'Inter? Col calciatore a cui non dava nessuno più una lira. Perché? Perché sembrava un calciatore finito. E Antonio Conte, lo ribadisco, l'ho già detto in un altro video, invece è il classico allenatore che ti tira fuori il coniglio dal cilindro. In questo caso il coniglio è proprio Antonino Candreva, che ha fatto il gol dell'1-0, doppia deviazione, mo se autogol o meno, comunque il gol è uscito da lui, diciamoci la verità. E là ho detto sicuramente, insomma, l'Inter che riesce a sbloccarla anche in un momento poi non così positivo per i nerazzurri, perché il Parma stava giocando veramente bene, quindi insomma riescono comunque a passare in vantaggio, e invece Parma che reagisce. Caramossa ha inventato un gol di quelli pazzeschi. Gervinho, sempre Caramossa ha inventato anche il secondo gol, in realtà l'ha appoggiata Gervinho che doveva, se la sbagliava, penso che sotto i spogliatoi o crepava, E poi tra l'altro su Godin, Caramo ha fatto un gioco di quelli mezzo sombrero, insomma si inserisce, mette palla per Gervinho che non può sbagliare, quindi 1-2, Inter clamorosamente sotto e non me lo sarei mai aspettato. Ma Inter che poi nel secondo tempo riesce a pareggiare con Romelu Lukaku, 40 minuti per capire se era fuori gioco o meno. Alla fine, dalle immagini che hanno fatto vedere, io non ci ho capito un cazzo, vi dico la verità, hanno fatto vedere un secondo d'immagine, non si è capito un cazzo. Sembra che era regolare, che Candreva fosse in posizione regolare. Quindi punteggio di 2-2, ma mancano 40 secondi e la partita sta per terminare. Da una lotta a scudetto sta diventando una lotta per non vincerlo sto cavolo di scudetto. Perché? Perché la Juventus pareggia, l'Inter pareggia, lì rimane tutto invariato. A sto punto l'Inter poteva approfittare del pareggio della Juventus e non c'è riuscita. Domani l'Atalanta, il Napoli, il Cagliari, la Roma contro me possono eventualmente approfittare dei due pareggi lì davanti per recuperare due punti proprio alle prime della classe. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi alla fine dei fatti il pareggio è giusto? Io vi dico di sì. Secondo me il pareggio è giusto perché comunque il Parma, esprimono un buon calcio. Comunque ogni volta che gli viene concesso di ripartire lo fanno con qualità e con rapidità. Mestari, Salì e il coccolone. Kulusevski, secondo me, è un grandissimo giocatore. Non lo scopriamo oggi, però ragazzi, che giocatore. Barella che si fa sempre ammonire, ma vabbè, lo sappiamo. Però in generale non ha fatto una cattiva prestazione. Secondo me oggi è mancato proprio Stefanino Sensi, vi dico la verità. Secondo me è proprio quello il discorso. Un centrocampista del genere, chi lo sa, gli avrebbe potuto dare quel qualcosa in più in termini di qualità a centrocampo. Poi volevo aggiungere un'altra cosa su un calciatore dell'Inter o del Parma. Volevo fare i complimenti a un altro calciatore, ma mi sfugge. Vediamo le formazioni. No, perché ci tenevo, Kulusevski l'ho detto, Sensi che mancava e va bene. E Candreva, ne ho parlato di Candreva, assolutamente. Quindi, vabbè, comunque belle partite da spettatori, non pagano, pago io in realtà, non sono andato allo stadio ma ho pagato perché per paga Sky caccio i soldi. Da spettatore, pagante, mi sono divertito, mi è piaciuta la partita e fossero tutte così le partite di Serie A, sarebbe un divertimento assicurato ad ogni partita. Quindi mi piace, commentate. Condividete, iscrivetevi, seguitemi su Telegram, mi raccomando, seguitemi su Telegram, su Instagram, su Twitch, seguitemi sulla tazza del cesso.
e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Complimenti al Parma, veramente bella prestazione. Ciao ragazzi.